Tarzan! Stavo per cadere come una patata lessa! Oh mio Dio! Si è fatto pure tardi, devo andare a cucinare! Ma non so cosa fare! Beh, basta giocare, basta, devo andare a cucinare! Mi è venuta un'idea! A proposito di patata lessa, andiamo a fare i panzerotti in crosta di bacon! Andiamo! Ah, dimenticavo! Ma prima iscrivetevi al canale se non l'avete fatto! Mi raccomando! Per fare i panzerotti in crosta di bacon ci serviranno 700 g di patate, delle fette di bacon, 2 uova, 50 g di pane grattugiato, 20 g di formaggio grattugiato, del prezzemolo, sale e pepe. Come prima cosa mettiamo a bollire le patate. Mettiamo circa un cucchiaino di sale e facciamo cuocere. Una volta che abbiamo lessato per bene le patate, andiamo a schiacciarle con uno schiacciapatate. A questo punto andiamo ad unire il formaggio grattugiato, il pepe, prezzemolo e amalgamiamo il tutto con le mani. Nel frattempo il composto si sarà leggermente raffreddato. Quindi andiamo ad aggiungere le uova. Continuiamo a mescolare. Infine mettiamo il pane grattugiato. Se vedete che il composto risulta abbastanza morbido, aggiungete del pane grattugiato. Mentre in caso contrario aggiungete un po' d'acqua. Eccoci qua che il nostro composto è pronto. Ora andiamo a bagnarci leggermente le mani con l'acqua e iniziamo a formare i nostri panzerotti. Avvolgiamoli a questo punto col bacon. Proseguiamo in questo modo fino alla fine dell'impasto. Eccoli qua, pronti per essere cotti. A questo punto prendiamo e mettiamo in una teglia ricoperta con carta forno. Inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ecco qua, ho finito! Il mio pasticcio è pronto! Oggi ho voluto fare una variante dei classici panzerotti salentini. Ho fatto i panzerotti in crosta di bacon. Devo dire che sono una vera bontà. Io vi consiglio di provare a farli. Poi decidete voi. Ora vado a mangiarli perché ben caldi sono tutta un'altra cosa. Io vado, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!